La coalizione di centrodestra ha inaugurato la sede del proprio comitato elettorale in Corso Matteotti al numero 4. Sarà qui il centro di coordinamento per la campagna elettorale che si concluderà fra poco più di un mese. Sul piccolo palco allestito per l'occasione, Paolo Cavina ha nuovamente ribadito quali saranno i punti fondamentali della propria candidatura. Ha risposto alle critiche di queste settimane, dalle presenze femminili agli insulti a Matatia, ed ha anticipato alcuni punti del programma elettorale, concludendo il proprio discorso con una foto di famiglia con moglie e figlie. Il comitato elettorale sarà aperto dalla mattina alle 9 fino a mezzogiorno e mezzo e il pomeriggio dalle 15 fino a tarda serata. Sarà un punto d'ascolto dove tutti i gruppi che mi appoggiano saranno all'interno, ci sono spazi per ascoltare la singola persona o un gruppo e sotto c'è uno spazio ampio per fare riunioni con tutti i gruppi, quindi sarà veramente il cuore pulsante della nostra campagna elettorale. Dal di qui partiranno tutte le direttive, dal di qui partiranno i nostri candidati che andranno in giro per la città a cercare i consensi, a cercare veramente di dimostrare alle persone che siamo la forza nuova che può cambiare la nostra città. È stata anche l'occasione per parlare un po' di programma, Forese, lo sport, che idee avete? Sì, noi abbiamo un programma elettorale un po' ristretto perché non possiamo fare troppe pagine, ma sono 16 punti. Oggi ne ho voluto svelare alcuni perché mi sembra giusto comunque dare già qualche notizia alla città, alla gente che oggi era qui. È chiaro che tu mi hai parlato per esempio del Forese, è la zona dove arrivo io, è il Forese, quindi ci tengo in particolare modo, ma io avrò a cuore le imprese, le famiglie, sai quanto ci tengo, oggi ho avuto il piacere qui di avere la mia famiglia a fianco, quanto sia un tema sensibile per me, i giovani, lo sport, saranno tutti temi che dovranno veramente coinvolgerci con tutta la giunta per trovare risorse e dare le risposte che la città si aspetta. Il candidato del centro-sinistra la sta sfidando sul tema dell'agricoltura? Quindi a questo punto le chiedo invece un'anticipazione sulla cultura. Sì, è simpatica questa cosa, ho visto dove hanno fatto la loro conferenza stampa, ho visto quando hanno presentato Faenze Contemporanee che hanno usato l'esempio di un frutto bello invece che un frutto che sia buono da mangiare. Vabbè, ognuno usa le strategie che crede. Noi per la cultura abbiamo alcuni personaggi che fra poco vi presenterò che sono veramente il top per parlare di cultura. Noi abbiamo in mente comunque di portare gente a Faenza, la vogliamo portare per rivivere il nostro centro storico, per portarli a visitare i nostri musei e ne abbiamo tanti, dalla Pinacoteca al Museo delle Ceramiche e non solo. Abbiamo una città che ci può raccontare anche per quello che è tutto l'aspetto gastronomico, quindi veramente noi punteremo sulla ripartenza anche del turismo nella nostra città. Il programma quando sarà pronto? Io credo che usciamo a giorni, ce l'ho sulla scrivania, ieri sera abbiamo messo gli ultimi ritocchi, metto l'approvazione di tutti e siamo pronti. Io penso che già lunedì e martedì andiamo in uscita. Le polemiche di questi giorni, le uscite su Matatia, la questione donne, come l'avete affrontata? Io non so, non ho preso posizione perché la questione di Matatia non mi riguardava, non sono io che ho fatto quel post. Hanno detto che era già un candidato della centrodestra, io non ne so nulla perché liste non ne ho ancora prese in mano, nessuno me le ha ancora presentate, quindi non so darti una risposta. Ne risponderà lui per quello che ha fatto, però so che ha posto le sue scuse e so che Matatia ha risposto che la questione è chiusa. Nonostante tutto gli avversari gli sono tornati sopra e hanno anche un po' scherzato sul mio nome, che questo è stato di cattivo gusto. Io non sento questo livello, quindi non avrò voglia di mettermi a rispondere per entrare in polemiche su questi argomenti qui, né sulla questione delle donne. Io ho una famiglia con 4 bellissime donne, ci vivo in mezzo alle donne, vengo dal mondo del lavoro dove lavoro con tutte donne, quindi so che hanno una sensibilità che noi uomini non abbiamo, quindi ascoltare le donne sarà per noi una risorsa e averle in lista per me sarà orgoglio. Non so, ne avremo 9, 10, 12, non le ho ancora viste le liste, ma so che ne abbiamo tante. La questione anche dei candidati che non saranno di Faenza, io non ho ancora visto queste liste, non so perché gli avversari iniziano a tirare fuori temi che non sono proprio a conoscenza di nulla di queste cose qui. È per quello che non rispondo, perché non serve, non c'è materia.